Senti, ti ho già detto una cosa. C'è del successo. La figlia nostra. Beh? Non ci sta buona. Secondo me c'è qualche cosa che non va. Perciò c'è del successo. Non ti accorgi di niente? No. E certo, ma quando mai ti accorgi qualche cosa? Io questo caso entra a casa e senti subito un richiamo dello divano e si stende. Questa è la vita tua, questa. E ma per forza non aprire ogni fiato. Conta, stufato e basta. Ehi, Avino, pare di giuri, che io Serena non la vedo più buona. Tieni un comportamento insolito. Ma in che senso? Fammi capire. E devi educata, rispettosa, figurati che l'altro giorno ci ho detto una cosa e mi ha risposto, certo mamma. E te sta a favore? Sì, è generale, sì. Figurati che non mi dici più, non mi rompi i rivali, vuoi ma? E da quanto tempo? Un paio di giorni. E te sta facendo scherzo, te sta sciogliendo, te sta sciogliendo. Oh, incangiata, sì, e te sta a favore a voi. Ah, ma, eccola, Buonasera papà, buonasera mamma. Aspetta, non ti dico. Buonasera papino mio. Ma scherza, questa vita sta scurita, sta sciocca, guarda, salite su tutta di musica, poi buonasera papino mio e poi ci sarà il centro di ore. Sei vita che sta scherza. No, giuro che una condotta del genere non ce la prometto. La sta senti, qui da non fai più caldo la sera, non dici più parolacci, non sta sopra i social. Ehi, hai dato 3 esami tra 2 mesi, e l'altro giorno, tra un bagno, e minato tutti di cose che si faceva i cani, Aminate tutte le cose che servono a farsi dei panni. E mo basta, eh! Il gioco è bello quando è gioco. È il gioco. Allora, il gioco è bello quando dura poco. E mo basta. E noi lo scherzo è spicciato. Abbiamo capito. È sabato. Riesci, ciambriate, a buffo delle canne e non ti ritirare più fino alle 7 della mattina. È chiaro? Ecco. Papà. Noi non finiamo per di più di sei spettacoli. Papà, ma a parte che è tardi, ma poi ho appena finito di studiare e non lo so, non me la sento di lasciarvi da soli. Preferisco stare con voi piuttosto che stare fuori dai bar a consumare degli alcolici, per questo di telefonini. Ma c'è tanto fatto, papà, no? Come sta più a fondo io? Ma che dici io? Papà, ma io sto bene, cosa posso fare per tanto? Mandami a fanculo una fiata sola. No, giuro che non sarò mai più cattiva con voi, mai più. Vamo persa una vita. Mamma, ma tu non ti puoi darsi dolore a me, dica a me che c'è il successo, no? E sta spirci il cuore! Ho conosciuto una persona che mi ha cambiato la vita. Lui è una persona buona e adesso sta messa. Lui, appena c'è fatto qualcosa, lui corre! Oh, Gesù! Oh, Madonna! Appunto! Oh, Marco! Come corre? La Madonna! Sì! Lui è il nuovo messia! E allora se ne fa fare! No, vedi che ti ho affascinato un mese a reddito. Ma c'è stato facile. Grazie per avermi dato l'opportunità di conoscere la famiglia di Serena. Ma non ci sta facendo? Sta golosire? No, sta aspettando che ringraziamo il suo pane quotidiano. Ah, ma che duro giornale. No, papà. Sediamoci. E lì dal centro. Sì, ma come si chiama? Questa è la tua. Ah, proprio azzeccato. E al centro. Proprio come all'ultima sera. C'è sta spicca. Non ho altro da dire, ho spicciato un quadro. No, ve l'ho già detto, sta aspettando che mi venga il tuo quotidiano. Salve. Ringraziate il vostro padre. Grazie, signore. Per questa splendida serata, noi ti siamo debitori. Sì, però... Grazie per il dono che ci ha regalato, ma noi non lo possiamo accettare perché siamo umili peccatori. Sì, però... Siamo peccatori e siamo unti dal peccato originale e per questo ti chiediamo scusa. Sì, però... Non siamo degni! E c'è piacere, c'è Ruti Gennaro. Piacere, Salvatore. Ma io stavo pregando e non ho finito. Anzi, preghiamo tutti insieme. Preghiamo. Non siamo degni. Non siamo degni. E te? Sì, non ti merito più, è devote San Gianni Morandi, mia moglie. Ah, sì, devoti. Due devoti, tre devoti, quando...
datemi soddisfazione. E di che? Ho tramutato l'acqua in vino. Wow! Ma ti faccio un bello primitivo di Manduria. Se ne è pure di che? Amore, assaggia il tuo primitivo di acquisto. Com'è? Buono? Buono. Ciao! La Madonna! La mamma tutto bene? Sì, sì, tutto bene, grazie, tutto bene. Serena... Serena mi ha detto che voi siete molto religiosi. Sì, 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 si figuri che mio padre era un prete. Sono prete. Si chiama! Di cognome faceva del prete. E lei? E Martino. Sì, si sbagliava l'anagrafe. Senti, Salvatore, e ti possiamo offrire qualche cosa? Sì, grazie. Avete un po' di oro, incenso e mirra? Ma ce ne scangiate di re maggi? Amore, abbiamo della birra in casa? No, amore, ieri ha giuciuto dal miraiolo, no? Però quello lo giovedì sta chiuso. Siccome me lo scattano picca per me perché me lo mangio solamente io, no? E giustamente... E non potete andare a vedere se è aperto? No, a quest'ora piglia lo cammello dentro lo garage, poi quando rivizzai. Ma ci ha combinato lo papato, era meglio quando ti raggi delle canne. Comunque... Non prendete niente da mangiare. Siamo due pizze, siamo quattro pizze. Sì, siamo quattro. No. Prendetene una sola, perché poi ci penso io. Ah, moltiplichi le pizze, le polpette, i calzoni e le patatine. E prendete pure le pizze. Ma per favore il menù completo. Allora, dovete sapere una cosa. Io sono così. Sono il messia. Da quando ero piccolo. Ma già proprio dentro la capanna. Ohimè, ti sento freddo. Ma ci vai per un salazzo da capo, è normale. Avete un bue e un asinello? Amore, dov'è il nostro bue? Amore, dentro lo frigorifero, a fettino e macinato, ma non penso che scappano. Amore, sì, perché ci vuole del tempo per venire con il padre. No. Me ne sono venuto per la via del mare. Ma come, Salvatore? Per la via è tanto trafficata. Ma perché? Quello arriva di San Gennaro, cammina su dalle acque e arriva a Pencacquai. Vedi, non ci avevo pensato. Senti, Salvatore, ma cosa fai nella vita? Io salvo la gente. Ah, faccio il bagnino. No, il guaritore. Sì. Ho salvato tanta gente. Pensate che un giorno io stavo a casa, mi chiamarono e dissero vieni subito, ed io arrivai lì di corsa. C'era un uomo che non camminava, allora lo toccai e dissi alzati e cammina, e lui camminò, morì. Poi c'era un'altra persona che non vedeva, mi chiamarono e dissero vieni subito, ed io arrivai lì senza pulire mia mano, e lui lo toccai, e lui vide, morì. Cazzo, non è che vuoi discutere, e a voi si vuole qualcosa? No, non preoccupare, non posso, sono un amore io, forse faccio qualcosa, ma lo santo Marco direttamente. Amore, vieni qua, amore, vieni qua, avvolgimi. Vai, Gesù lì, il senso buono, Gesù, mettete me. Non me ne vado più per la messia se rosciava con le timme, eh. E poi proprio un altro santo sempre la Madonna. Messia, allora, sapete una cosa? A me mi hanno sempre il riso bullizzato. Lo mettiamo a cruce. Sì, Salvatore. Ma per fare tutto questo ti pagano? Brutale, si passa la moto, brutale. Ma che cazzo di domande di feste che fai? Ah, l'asla. No. Te lo chiede papà. Ah, sì. Cosa, ma quanti anni è? 32. Ma capisco, allora, è piccolo male. Sapete una cosa? Posso dirvi una cosa? Tempo fa ho perso la fede. E anch'io. E poi l'avete trovata? Sì, c'ho la bandina, la fede. E come mai avete perso la fede? Perché non mi pigliava le gocce. E te la pigliare le gocce, senti, a me te le devi prendere le gocce, sì. Poi, quando ho ripreso le gocce, sono tornato di nuovo in messia. Ecco, dica te la pigliare le gocce, te le devi prendere. E basta, basta! E basta! E porca miseria! E noi vogliamo un comportamento normale, una figlia normale. Una figlia dei tempi di oggi, capesse se mette le gocce al giro collo.
Ma che sta sempre alla, che sei un buffo di canna, che sta sempre su TikTok, Instagram, che si vede uomini e donne, Temptation Island, grande fratello, questo è il tipo di figlia che vogliamo noi. Ma voi così mi uccidete. Tanto Pasqua viene una diata all'anno, non ti preoccupare. Salvatore, Salvatore, il tuo compito sulla terra è terminato. Adesso puoi venire a sederti alla mia destra. Ma è vero, sì. Veramente faccio miracoli? Certo. Sì, te posso chiedere un miracolo? Sì. Puoi dire a Sidda che facciano un bello teatro a Cilino? No, Cristo no, come? So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul!